il mondo è in un momento di con vari conflitti, e ci sono, diciamo, tre posti nel mondo dove che sono caldi, che potrebbero portare anche alla contrapposizione tra grandi potenze. Parliamo dell'Ucraina, chiaramente del Medio Oriente e anche di Taiwan. Intorno all'Europa, appunto, l'Ucraina e il Medio Oriente sono quelli i conflitti più vicini. Da parte mia bisogna valutare come l'Occidente in generale, in particolare gli Stati Uniti, reagiscono a questa situazione. Abbiamo la competizione con la Russia e con la Cina e anche poi dei problemi politici interni da valutare, cioè se riusciamo a tenere una linea politica che tenga conto non solo degli interessi delle istituzioni, ma anche del volere della popolazione, degli elettori. Lo vediamo molto con la questione di Gaza, dove i governi, lo sperimenta Joe Biden, fa molto fatica a influenzare Benjamin Netanyahu e rischia di perdere un sacco di voti. Quindi queste crisi strategiche e geopolitiche hanno un fattore sia esterno di come bisogna gestirle, sia interno in termini di effetti politici dentro l'Europa e gli Stati Uniti.